gli artisti siano spesso un po' strani è cosa risaputa. Sarà forse un tratto connaturato nelle menti creative o un effetto collaterale della vita bohemienne o per qualcuno una conseguenza del troppo studio? E che dire del sottile confine tra genio e sregolatezza? Insomma, sull'argomento si potrebbe scrivere un trattato, ma la follia di cui vorrei parlarvi oggi è una cosa di tutt'altro genere, eppure, a ben guardare, un collegamento c'è. Proviamo a immaginare qualcosa di allegramente folle, come un momento di festa, di baldoria, dove Apollo cede il passo a Dioniso. Il culmine è sempre il ballo, non inteso come gesto coreutico codificato, bensì come espressione collettiva di una fisicità genuina, spontanea, su modelli ritmici semplici e ripetitivi. Ecco, la nostra follia è innanzitutto uno schema ritmico-melodico di danza popolare, una danza antichissima che affonda le proprie radici nel Rinascimento portoghese. Non di rado le forme popolari, tramandate oralmente di generazione in generazione e quindi soggette a notevoli e imprevedibili diversificazioni nel tempo e nello spazio, a un certo punto incontrano l'interesse di qualcuno che provvede a codificarle, districandosi tra le molte varianti e consegnandone infine alla posterità una sintesi. Una sorta di versione ufficiale destinata a costituire un metro di paragone di lì in poi. Non conosciamo l'identità del suo autore, ma sappiamo che il villancico Rodrigo Martinez, presente nel Cancionero Musical de Palacio, contiene la progressione armonica che caratterizza la cosiddetta tarda follia. Siamo a cavallo tra 400 e 500. I francesi la chiamavano Folie d'Espagne, gli inglesi Farrowness Ground, ma la sostanza è la stessa. Un'ottima base per improvvisare. È divertente immaginare delle jam session ante litteram con le 16 battute della follia al posto delle 12 del blues. Roba da matti, nel vero senso della parola, ma forse la realtà non era tanto diversa. L'intercambiabilità degli elementi è quella propria della passacaglia, dove la prima melodia che ascoltiamo può diventare il basso e quindi dettare la struttura armonica. Così come passare alla voce principale, lasciando spazio a soluzioni armoniche alternative, oppure dissimularsi talvolta nelle parti più interne, quando magari il canto si produce in variazioni, sviluppi, fioriture. Il tempo che prevale e si afferma è quello moderato e ternario sul modello della sarabanda. A proposito di sarabanda, nell'età barocca molte danze acquistano cittadinanza nella musica colta. La giga, la gavotta, la corrente, la bourrée, il minuetto si distaccano dalla funzione coreutica e diventano basi per la fantasia dei compositori, sviluppate in maniera indipendente o racchiuse nelle suite. Anche la follia fa il suo ingresso in società. Jean-Baptiste Lully, che di danze se ne intendeva, fu probabilmente il primo a citarne il tema e si apre così la strada a un illustre seguito in cui spiccano i nomi di Corelli, Vivaldi, Bach, Handel, Couperin. E dopo la metà del Settecento l'interesse per le forme obbligate viene meno. La follia sopravvive quindi quale elemento arcaico e curioso che compositori come Beethoven e Liszt si compiacciono di citare e su cui più tardi Rachmaninoff rimediterà attraverso gli spartiti di Corelli.